C'è un exchange italiano che sta crescendo ad una velocità pazzesca. Su di esso, infatti, è possibile acquistare tantissime altcoin. Parlo di, ad esempio, Pax Gold, Yearn Finance, Polkadot, Uniswap e tante altre, direttamente in euro e senza quindi dover fare dei bonifici all'estero. Inoltre, ci sono dei nuovi listing di nuove altcoin più o meno ogni settimana. L'interfaccia grafica è estremamente pulita, semplice da usare e anche bella da vedere, e c'è anche una versione pro dedicata ai trader un po' più esperti, dove si può inserire, ad esempio, ordini più avanzati. Inoltre, tutto questo è integrato con un'app a parte che si chiama StepDrop, che permette di guadagnare un po' di cripto andando a fare attività come camminare, si raccolgono passi e li si converte in cripto, oppure rispondere a dei quiz sulle varie coin, oppure provare a predire il prezzo futuro di Bitcoin e delle altre cripto. Chi di voi è sul pezzo avrà già capito che sto parlando di Yang Platform, anche perché credo di essere rimasto solo io a non averne ancora parlato. Tuttavia, mi avete fatto tante domande, il vostro interesse mi ha spinto ad approfondire e devo dire che ne è valsa la pena. Quindi, in questo video, ricapitolando, andiamo a vedere innanzitutto che cos'è e come funziona tutto il mondo Yang, dall'exchange, l'exchange pro, StepDrop, l'academy, tutto quello che ci gira intorno, e ovviamente ci concentriamo sul lato operativo andando a esaminare per bene le fee, le commissioni, e a porci la domanda: quali sono i pro e i contro di questa piattaforma? Vale la pena utilizzarla? Quindi tenetevi pronti perché ci sarà tanto da dire. Seguitemi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo direi con il prodotto più importante, ovvero l'exchange stesso. Tra l'altro, da poco ha rilasciato la sua applicazione mobile, a cui vale la pena dedicare un paio di minuti, quindi più avanti vediamo anche lei. Vi dirò di più: se scaricate l'app utilizzando il link che trovate in descrizione, avete diritto a un bonus di 10 euro che potete riscattare non appena fate il KYC, la verifica d'identità, e depositate almeno 50 euro. Questo bonus potrete utilizzarlo per fare acquisti di cripto, anche se vi va per prelevarlo, è un bonus direttamente in euro. Inoltre potrete usufruire di un bonus ulteriore fino a 15 euro con il programma Invita un amico. Per ogni amico che invitate con un massimo di 3, sia voi che il vostro amico avrete diritto a 5 euro di bonus. L'amico dovrà registrarsi con il vostro link, chiaramente, fare il KYC e fare anche lui un deposito di almeno 50 euro. Questa è la schermata principale, la dashboard dell'exchange, che appare dopo aver fatto la registrazione con KYC. Ci sono voluti circa un quarto d'ora per la verifica dell'identità, e da qua si può iniziare appunto a creare una lista di cripto preferite, che si può anche visualizzare in questo modo, e andare a fare i primi movimenti. Chiaramente il portafoglio all'inizio è vuoto e quindi occorre fare i primi depositi. Per depositare euro, tra l'altro, ci sono un bel po' di modalità: il classico bonifico, senza ovviamente nessun tipo di commissioni, il deposito istantaneo, immediato con carta, che può essere credito, debito, Poste Pay, qualsiasi, insomma, qui c'è una commissione del 2%, il deposito in contanti. Non so se avevate letto al tempo quella notizia per cui su Yang Platform è possibile andare, pagando alla cassa di alcuni supermercati, a depositare direttamente contanti. Al momento è possibile, vedete, alla PAM, al Penny Market e al Carrefour. Anche qua, come vedete, c'è una commissione del 2% e per ovvi motivi ci sono comunque dei limiti di deposito. Infine è possibile andare a riscattare gift card, che è una cosa carina anche come idea regalo proprio. È possibile andare ad acquistare delle gift card, un po' come su Amazon per capirci, e poi eventualmente inviarle e personalizzarle appunto per come idea regalo, esattamente quello. Una volta depositati euro è possibile andare a fare subito, vedete, uno scambio, un acquisto diretto da questa interfaccia che, come vi dicevo poco fa, è quella semplice. Yang Platform ha la versione semplice,
semplice. Immaginatevi un parallelo con Coinbase, per capirci, dove c'è Coinbase e Coinbase Pro. Qua è esattamente la stessa cosa. Abbiamo la piattaforma semplice, come vi dicevo, e poi la versione Pro. Quella semplice è pensata ovviamente per il principiante che non sa che cos'è un limit order, market order, non sa esattamente come muoversi quando vede l'interfaccia da trader. Di contro ci sono delle commissioni un po' più alte. Ve l'ho detto, è esattamente come Coinbase. Più tardi vediamo in maniera puntuale quali sono queste commissioni. I pro invece sono la possibilità di acquistare e vendere cripto in un click in maniera abbastanza diretta. Io scelgo la coin, vado a decidere l'importo e faccio il mio riepilogo acquisto, tac, e mi dice esattamente quello che succederà. Ecco, qua c'è uno spoiler delle commissioni, che sono del 2,5%. Come vedremo, poi si possono diminuire detenendo il token YNG, che è il token della piattaforma Yang. Token particolare, tra l'altro, perché ha un prezzo fissato a 24 centesimi, non si muove, per adesso perlomeno, se poi non cambiano le politiche future, ma per il momento è una sorta di stablecoin, possiamo dire. La versione Pro invece ha un'interfaccia, vedete, ve l'ho detto, estremamente simile a Coinbase Pro e gli altri exchange più orientati al trading. In questo caso, come vedete, abbiamo questo menu a tendina dove ci sono le varie coppie di scambio. Ci sono più coppie, più coin listate anche sulla versione Pro rispetto al Yang Platform normale, e infatti ve ne sarete accorti, guardate quante, sono circa una cinquantina di altcoin, giusto per farvi capire, e ci sono i nuovi listing ogni settimana. Personalmente vi anticipo già che il vantaggio principale di questa piattaforma è il numero proprio di coin acquistabili direttamente in euro, quindi bonifico Italia, acquisto le altcoin e le detengo, veramente un vantaggio non da poco secondo me. Una volta scelta la coin sulla quale voglio andare a effettuare l'operazione, il resto dell'interfaccia è il classico order book, il trade history, quindi lo storico delle operazioni eseguite, e qua tutti i miei ordini aperti, quindi ancora da eseguire, oppure chiusi, ovvero già eseguiti. Qui sulla destra abbiamo il nostro classico pannello degli ordini dove posso acquistare o vendere con modalità market, ovvero acquisto diretto al prezzo più conveniente del momento, limit, ovvero vado a decidere io il prezzo, oppure l'ordine stop, quindi posso piazzare lo stop loss per tagliare le perdite o lo stop buy eventualmente per andare ad acquistare in caso di breakout. Questa è l'interfaccia, è molto pulita anche nella versione Pro, però ripeto, c'è da sapere qualcosina in più per destreggiarsi tra le varie modalità di ordini. Le commissioni, visto che prima vi ho fatto vedere quelle della versione normale, nella versione Pro sono estremamente più ridotte. Infatti guardate, di base sono dello 0,2% sia maker che taker, ovvero chi va a fare il limit order è maker, market order è taker. È possibile ottenere uno sconto delle commissioni totale. Quindi se io detengo 14.000 token YNG, che sono equivalenti all'incirca a 14.000 diviso 4, perché era 0,24, fate voi il conto perché non me lo sono preparato, in ogni caso io ho uno sconto totale sulle commissioni. Dipende chiaramente dai volumi che vado a muovere. Certo è che se compro 100 euro di Bitcoin al mese, non vale sicuramente la pena detenere tutti questi token per andare ad azzerare le commissioni. Diverso è se vado a movimentare volumi più importanti dove le fee iniziano a incidere in maniera anche pesante. Sull'exchange normale, per andare ad abbassare le commissioni, anche lì ci sono dei livelli di detenzione del token YNG. Quindi di base è al 2,5%, abbiamo detto. Poi abbiamo uno sconto del 5% con 40 YNG, 10% con 100 e così via fino a un massimo del dimezzare le commissioni se detengo 5.000 token. Ok? Quindi questo è il quadro commissionale. Per quanto riguarda i depositi e i prelievi,
prelievi, le commissioni sono le seguenti. Abbiamo zero fee di deposito, di base, mentre per il prelievo abbiamo un livello commissionale direi abbastanza allineato con la concorrenza, se non in alcuni casi anche inferiore, perché ad esempio per Bitcoin abbiamo 0,0002, che è meno della metà delle fee, ad esempio, che fa pagare Binance. Per il prelievo di euro tramite bonifico invece c'è una flat fee di 2,99 euro. Spostiamoci ora su mobile, perché come vi dicevo vale la pena buttare un occhio anche sull'app, che è venuta molto bene a mio parere. Si presenta così, quindi classica interfaccia estremamente semplificata con una panoramica sul mio account, la mia lista dei preferiti importata dalla versione desktop, che come potete vedere c'è anche Ripple che non può mancare, l'avevo aggiunto apposta, e qua sotto c'è un accesso rapido alla Academy, dove ne volevo parlare tra poco in realtà, però vabbè, facciamo una piccola panoramica. È una serie di articoli veramente bella, perché è categorizzata per livello, vedete, principiante, intermedio, e poi per topic. C'è una quantità di articoli veramente esaustiva, cioè si va a toccare un po' tutte le tematiche principali. E sapete cos'è una cosa che mi piace? Le varie academy degli exchange, che è una cosa abbastanza diffusa sugli altri exchange, di solito sono scritte in inglese e poi qualcuno le traduce, e la traduzione non credo di averne mai trovata una fatta veramente bene. Ecco, qua invece è scritta di direttamente in italiano, e credetemi che dopo che si è letto 2, 3, 4, 5 articoli la differenza si vede. In ogni caso, torniamo al nostro exchange, perché qua abbiamo sotto le diverse icone per fare le varie operazioni, quindi consultare il wallet, andare a vedere il mercato, quindi il suo andamento, un po' di statistiche e quant'altro, ok, un po' di informazioni. Poi qua invece abbiamo le ultime news e la Academy, gli articoli dell'Academy, e al centro questo tastino verde che ci permette, vedete, tac, di fare tutte le operazioni direttamente da qui: comprare, vendere, convertire, depositare, prelevare, esattamente tutto lì, lato operativo. Le commissioni sono le stesse dell'exchange versione Easy, ok? Quindi 2,5% per gli scambi crypto fiat, 1,5% per gli scambi crypto con la possibilità di ottenere la scontistica in caso di detenzione del token YNG con gli scaglioni visti in precedenza. Infine diamo un'occhiata anche a StepDrop, che è un'applicazione a parte, quindi va scaricata a parte. L'account si collega poi invece con quello dell'exchange stesso, anche perché su questa app, come vi dicevo, si guadagnano alcune cripto, in particolare ovviamente i token YNG, facendo alcune cose molto semplici, e poi li si può trasferire sull'exchange per andare ad avere lo sconto sulle fee, per venderli, per farci insomma quello che vogliamo, di fatto sono nostri. Andiamo a vedere quali sono queste attività. Allora, come vedete, io ho già fatto qualcosa, ho già guadagnato 0,1 token, adesso vi faccio vedere esattamente che cosa ho fatto, e vi dicevo quali attività. Allora, partiamo dall'attività centrale, ovvero quella dei passi. Si chiama step drop proprio perché si guadagna token camminando, ok? Quindi io, come vedete, ho fatto oggi ben 770 passi, quindi mi ricorda anche quanto è sedentaria la mia vita in questo periodo, ma a parte gli scherzi, quando raggiungo una certa quantità di passi posso fare il claim e li trasformo, diciamo, in token. Inoltre ci sono queste sfide qua sotto, che sono delle sorte come i trofei sulla PlayStation, per capirci, e se si fanno certe attività si guadagnano altri token. Le sfide chiaramente poi si aggiornano in base al nostro livello. All'inizio ci saranno quelle più semplici con ricompense più basse, in seguito le ricompense aumenteranno insieme alla complessità della sfida stessa. Poi abbiamo la possibilità, beh, c'è il programma referral, quindi invitando i vostri amici ottenete alcuni token. Io vi lascio sempre come al solito tutti i miei link nella descrizione per l'exchange, StepDrop, eccetera. Poi vi dicevo education, questa è la parte che mi piace di più, perché è possibile guadagnare token andando anche a imparare, è un incentivo appunto a imparare qualcosa su Bitcoin e sulle cripto. Come vedete,
ci sono dei quiz, se io faccio vedi tutti, ci sono tutti gli argomenti, alcuni anche con ricompense carine, perché alla fine, se ci pensate, se un token YNG sono 24 centesimi, alla fine 6,2 non è neanche una somma da buttare via, ad esempio, e sono praticamente regalati, quindi non ci si può lamentare. Io seleziono l'argomento, vedete ci sono le varie lezioni, se io vado a cliccare sulla lezione singola mi rimanda all'articolo dell'Academy per andarmi a preparare. Una volta che sono pronto posso andare a fare il quiz e se rispondo correttamente vinco i miei token. Vedete, ci sono inizialmente 3 vite, quindi 3 errori possibili, se sbaglio ne perdo una e poi si ricaricano con il tempo. Ora veniamo alla mia attività preferita, ovvero le previsioni del prezzo delle cripto. Come vedete abbiamo nel menu, si chiama up and down, in sostanza, come dice la parola stessa, io vado a scegliere una di queste cripto, ad esempio Bitcoin, vado a scegliere l'orizzonte temporale, quindi 6 ore, un giorno, una settimana, un mese, anche 2 ore se voglio, facciamo 2 ore, così andiamo a spolverare la sfera di cristallo e gli diciamo se secondo noi sale o scende. Ovviamente sale e tac, vedete, se azzecco la predizione, vinco 0,1 token, se la sbaglio non succede niente, quindi è assolutamente a rischio zero. Tac, prevedi, via, vediamo un po' come va. E che altro? Qua posso vedere il mio storico, dov'è? Storico, eccolo qui, una azzeccata e una ciccata, quindi ho un bel 50% per adesso di win rate, come si suol dire. Infine c'è un modo estremamente remunerativo per ottenere token YNG, che è quello che viene chiamato marketplace, che di fatto è un cashback su diversi store online, che in sostanza io scelgo da qua e vengo reindirizzato al marketplace di Decathlon. In questo caso faccio l'acquisto e ricevo poi il cashback in token YNG, che poi vi ricordo appunto si possono trasferire sull'exchange, vendere e anche incassare se voglio, oppure tenere lì per ottenere gli sconti sulle commissioni. Questi sono un po' tutti i modi che ci sono su StepDrop per andare a ottenere token. Una volta che ne ho abbastanza faccio utilizza e vado appunto a depositarli sul mio account Yang. Arriviamo alla domanda finale, quindi perché utilizzare questo exchange? Allora, secondo me questo è un ottimo exchange, soprattutto è un must direi per chi vuole utilizzare una piattaforma italiana e avere un'offerta di cripto a disposizione estremamente completa. Avete visto tutte le altcoin disponibili su Yang Pro. Inoltre le commissioni anche sulle altcoin sono assolutamente bassissime se si utilizza il Pro, vedete 0,2% su tutto, addirittura azzerabili detenendo questa quantità di token dedicata ovviamente alle balene, come si suol dire, e pertanto qua direi che non c'è nulla di pari livello in Italia con un'offerta del genere di altcoin soprattutto. Per chi vuole iniziare c'è l'interfaccia più semplice, addirittura l'app mobile, che ragazzi è impossibile sbagliare, è talmente semplice che potrei darla in mano a mia mamma e sarebbe in grado anche lei di acquistare o vendere cripto direttamente da lì, a fronte però di commissioni, come abbiamo visto, un po' più alte. Questo è uno standard perché le piattaforme con una semplicità maggiore hanno sempre una fee maggiorata, questo accade esattamente dappertutto. Poi per chi invece vuole imparare qualcosa, magari parte da zero, una delle classiche domande è: ma dove posso andare a iniziare a capire qualcosa su Bitcoin, sulle cripto? C'è la Yang Academy e StepDrop per rispondere ai quiz, quindi si vanno a guadagnare i primi token, li si deposita sull'exchange, li si cambia, si fanno un po' di operazioni e quindi è una cosa molto molto carina. Infine, ultima cosa, mi vengono in mente le cose un po' alla volta, e se andate sul vostro account
nella sezione report è anche disponibile un report per l'appunto di tutte le transazioni effettuate, quindi per un punto di vista di come dire, agilità lato fiscale, lato dichiarazione, si va qua, si scarica il report e c'è dentro veramente tutto, molto molto comodo. E inoltre non siamo mai usciti dall'Italia e anche questo è un vantaggio da non trascurare, soprattutto, ripeto, col fatto che ci sono anche tante altcoin detenibili sull'exchange e è comodo. Questo è quanto, adesso vi chiedo il vostro di parere, quindi come vi sembra, la utilizzate già, come vi state trovando, la consigliereste, insomma tutto quello che vi viene da dire ditelo, condividetelo nei commenti che così ne discutiamo. Io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.